molto bene, che c'è stata molta gente, ci sono stati molti, un'infinità di dibattiti, personaggi, tutti personaggi piuttosto rilevanti, importanti, membri del governo, insomma, è stato quindi. Non ho capito il titolo a chi è rivolto, Sindaci per sempre, col punto interrogativo, cioè se è un titolo a misura di Ricci che dice vabbè, ora faccio il sindaco un'altra volta, poi però voglio far parlamentare, o è rivolto, come perché questo titolo? È autobiografico, voglio dire? No, perché ritengo che i sindaci siano in questo momento la parte più dinamica della politica italiana, quella più vicina ai cittadini. E perché non sempre coloro che hanno fatto i sindaci poi arrivano in ruoli diversi, si ricordano di essere stati sindaci. E allora mi sono inventato questa cosa, perché una delle cose che ho apprezzato di più dell'esperienza di Matteo da Presidente del Consiglio invece è stata proprio questa, la voglia, l'ansia di cambiare le cose. L'ansia di fare le cose, l'ansia di cambiare le cose, che magari ci ha portato anche a fare qualche errore, ma è tipica del sindaco, che non sta lì, come dire, a fare tanti tatticismi, ma dentro una visione della città prova concretamente a cambiare le cose. Cioè la voglia del cambiamento è un elemento che contraddistingue i sindaci. Io spero che tutti coloro che hanno fatto i sindaci, come Cattaneo, come Renzi, oggi hanno ruoli diversi, mantengono questa voglia di cambiare le cose, perché la ritengo una delle parti più dinamiche e più positive della politica italiana. Quindi diciamo così. Quindi ha detto che viene in Parlamento la prossima volta. Esatto, appunto. Mi sembra. Renzi, come vai un po' con la vedo? La vedo bene, l'ha fatto il colpaccio, eh? È riuscito, Dio. Ho l'impressione del debito stamattina ci abbia una mattinata di quella. L'ha fatta la botta stavolta. A quale si riferisce? No, ci diamo del lei, la più grossa, diciamo. Noi ci diamo del tu nell'intimità. Perché diamoci del lei, che c'ho da fare delle domande un po' particolari. Come va? Bene, c'è il sole, si sta bene. No, io voglio dire bravo a Matteo Ricci e a tutti i sindaci, perché secondo me questa iniziativa è stata bella tosta, ma ha funzionato. Se Ale e io non la roviniamo alla fine, diciamo, è andata bene. E credo che sia un fatto molto bello. Aggiungo tre cose al volo rispetto alle questioni dei sindaci. È vero, ha ragione Ricci, i sindaci sono la parte più significativa della politica italiana, più rilevante, ed è anche l'esperienza, perlomeno per me, più bella. Io ho fatto cose bellissime in politica, devo soltanto dire grazie per tutte le occasioni che ho avuto, ma niente dà le emozioni e la gioia di fare il sindaco della propria città. È chiaro che questo non basta, perché altrimenti è un discorso un po' filosofico. Ci sono due punti che secondo me vanno messi all'ordine del giorno. Il primo è che i sindaci devono essere i protagonisti, più di quanto lo siate stati, del dibattito sulle autonomie. Vi siete fatti fregare, ci siamo fatti fregare nel dibattito soltanto dalle questioni dei presidenti di regione, dei consiglieri regionali. Io ritengo che, per come è fatta l'Italia, la vera sfida sull'autonomia si giochi nel dare poteri diversi ai primi cittadini. Cioè quali? Naturalmente va verificato sulla base dei territori, perché i sindaci delle città metropolitane o dei capoluoghi di regione o di realtà di un certo tipo chiedono di più degli altri sindaci. Il sindaco di Milano sicuramente vuol fare il sindaco della grande Milano più che il sindaco di Pavia. Dire la grande Firenze non esiste, perché Firenze è grandissima, super, ma non le dimensioni geografiche territoriali hanno un valore. Roma ha una storia particolare, e noi sappiamo quanto sarebbe importante per la crescita del paese che Roma tornasse ad essere quel volano di crescita che in passato in alcuni casi è stato, e che, mi spiace dirlo, adesso non è più. Perché se Roma fosse oggi una città guida, la situazione economica del paese sarebbe diversa, ma soprattutto la situazione culturale del paese. Quindi dipende da realtà a realtà. Però è chiaro che l'autonomia che in questo momento il Parlamento deve discutere non è quella salviniana delle regioni, per me, è quella dei sindaci. E qui si farà la vostra nobiltà. Se siete bravi, se siete capaci, se siete in grado, fatevi sentire. Perché c'è stata una stagione in cui i sindaci si sono fatti sentire negli anni 90, più che noi. Io e Ale siamo stati, diciamo, sindaci insieme, a Lanci insieme, pur su posizioni diverse. Matteo è diventato sindaco dopo, però abbiamo fatto altre esperienze insieme.
il tema, Paolo, secondo me, il tema, scusi, del Debbio è che va giocata la partita con una proposta anche da parte dei sindaci. Terzo e ultimo punto: se vuoi far ripartire la crescita in Italia, che il governo populista ha azzerato, si può fare un po' di si può fare un po' di polemiche politiche tranquille, no? Con il governo populista ha azzerato, la fai ripartire essenzialmente con gli investimenti, e gli investimenti da sbloccare sono i 36 miliardi delle grandi opere, ma sono anche tutti i lavori che avevamo cercato di far partire nel 2014, lavori di edilizia scolastica, lavori sul dissesto idrogeologico, lavori sulle realtà, diciamo, della quotidianità, che noi sindaci abbiamo bloccato nel 2011-2012, perché ci arrivò, vedo Marco, se sono d'accordo i fiorentini e pisani, siamo d'accordo tutti, quando arrivò la mannaia di Monti, noi eravamo a un bivio: o tagliavamo sui servizi sociali o tagliavamo sulle infrastrutture, giusto? Penso che anche a Pavia sia stato lo stesso. E noi, molti di noi, hanno tagliato sulle strade, sugli investimenti. Oggi noi dobbiamo recuperare, un po' l'abbiamo fatto, ma ci sono ancora tanti miliardi di euro disponibili nelle pieghe dei ministeri da chiedere che vengano spesi sulle questioni delle amministrazioni territoriali e in particolar modo dei sindaci. Per tutti questi motivi va benissimo del Debbio, guardi come si sta, meglio di così. D'accordo, chiedo subito, poi arrivo da Cattaneo, voglio chiedere a Matteo Ricci, Matteo Ricci ha fatto una proposta piuttosto precisa sulla questione di come far ripartire quello che dice Matteo Renzi, cioè i lavori, non solo le grandi opere, ma tutta quei lavori che possono far ripartire i comuni. Allora, è interessante capire due cose: la logica della proposta e il concreto della proposta. Ma la logica è che noi non vogliamo fare i soliti sindaci che vanno a pietire al governo le risorse che mancano. Ovviamente questo lo facciamo quotidianamente. Abbiamo un elenco di problemi ancora risolti da risolvere. Antonio De Caro, che rieleggeremo presidente dell'ANCI alla fine di novembre, sta presentato un dossier per il governo con tutte le vicende aperte dei comuni, noi vorremmo essere protagonisti della crescita, questo è il punto. Cioè, l'appello che abbiamo fatto al governo da questo festival è di dire, è stato: mettete in condizioni i comuni di essere protagonisti della crescita. Siccome dite che, giustamente io credo, che una parte importante del rilancio del paese passi attraverso gli investimenti green, siccome dite che una parte importante del rilancio passa attraverso la riqualificazione delle periferie, che è la politica più concreta che noi possiamo fare per la sicurezza delle città, siccome dite che giustamente questo governo ha trovato degli accordi importanti sul rilancio della scuola pubblica, mettete in condizioni i comuni di spendere le risorse che hanno più velocemente, quindi sì, procedure, ma anche di spendere a delle condizioni migliori, perché per i comuni l'IVA è tutta un costo. Noi non la recuperiamo l'IVA. E siccome per le barriere architettoniche giustamente il legislatore in passato ha fatto la scelta del 4%, noi chiediamo di ridurre dal 22% e dal 10%, che sono le aliquote che abbiamo sui lavori pubblici, per i settori strategici, green, scuole, periferie, il 4%. Risposta? Misiani è venuto qua, ovviamente dice subito le coperture, no? Ovviamente la proposta interessante, eccetera. Anche. Io ritengo che la stiamo studiando, ma io ritengo che questo farebbe partire molti più cantieri. Ma certo, si autogenera. E alla fine quel 4% rispetto al 10-22, essendo chiaro, applicato su più cantieri, permetterebbe di avere più o meno lo stesso gettito. Sì, ma insomma, Misiani ha detto che bisogna trovare le coperture. Ma Misiani ha detto che la cosa interessante, la stessa cosa ha detto Barretta. Noi stiamo preparando con tutta la struttura, anzi permettetemi di fare un grande ringraziamento alla struttura di Ali, di Leganet, che ha fatto un lavoro straordinario, in particolar modo Valerio Lucciarini, che è il tesoriere, che in poco tempo ha messo in piedi tutta sta ambaradam. Li voglio ringraziare tutti. Come struttura, lo stesso Marco ci sta lavorando, stiamo facendo una scheda tecnica per dimostrare che il gettito per lo Stato sarebbe più o meno equivalente, ma sarebbe, però, con questa scelta comporterebbe più lavoro, più sviluppo, una trasformazione delle città, perché non possiamo più consumare nuovo territorio, più sicurezza, e al tempo stesso avremo dato così dal basso una grande mano alla crescita economica di questo paese. Perché il tema vero è
che nell'ultimo anno il paese si è fermato. La proposta è molto interessante e la logica che sottostà alla proposta regge anche da un punto di vista economico, al contrario di altre proposte che non reggono, tipo le tasse alle badanti, eccetera. Ma io do un consiglio, ne parli con Renzi, perché lì in quel governo lì Renzi conta, cioè non è che c'ha tantissimi ma non è che l'abbiamo chiamato non a caso, è che c'ha tantissimi parlamentari debbio, ancora lei mi sottovaluta, non è che l'abbiamo magari chiamato a caso. A voi va funzionato per 3 anni, tutte le volte mi chiamava a Pesaro, c'era una roba dicendo vieni a Pesaro, il tuo partito ti vuole incontrare, arrivavo lì e c'era sempre c'ho da sistemare questa roba, Rossini, cioè lui Palazzi, una situazione delinquere, Palazzi, un sindaco è meglio la Nardella, tutto il dice però noi a Firenze abbiamo poco, cioè guarda vediamo, voi siete un'associazione a delinquere, sto scherzando, domani il fatto Renzi contro Ricci no, voglio sapere su questa cosa qui, perché insomma questa è una proposta importante, sì, io non per contratto non posso più parlare dell'IVA. Se no si chiama Italia IVA, che non è molto bello, che è una roba che non è il massimo. Però questo non è male. Il ragionamento di Matteo è corretto. Ora io non so valutare questo, lo verificheranno. I nostri ragazzi in Parlamento sono totalmente a disposizione per verificarlo. Però il punto, c'è Nobili, diamo l'incarico subito, almeno lo facciamo lavorare. Però il problema, secondo me, no, di solito è un'esperienza mistica che adesso però con il nuovo partito deve iniziare a sì, assolutamente. Qual è il nome? Sai che mi ha rimproverato Nobili? Perché? Lui. Perché abbiamo avviato a Pesaro la flotta di monopattini e lui dice che ovviamente l'emendamento è suo e non gli ho dato merito e glielo do merito adesso pubblicamente, perché io immagino già ha dato una mano nella mobilità alternativa. Dopo questo riconoscimento sul monopattino a Pesaro tra Nobili e Ricci, immagino già la borsa di Wall Street come reggerà, perché sono un po' preoccupato che però, ci sia. Però guarda che è mobilità alternativa, è una cosa seria. Però, labili, mobilità però ma io volevo sapere cosa ne pensa. No, io la vedo così. Ecco, e poi. A parte sintetico. Ovviamente non è che io chiedo a Renzi, non è il ministro dell'economia, quindi non è chiedo le coperture, queste cose e quell'altro, no. Però è una cosa da portare avanti questa qui e con io forza credo che se siamo o seri no. E non demagoghi va capito, siccome la proposta è intelligente, vanno capite le coperture e i quantum e capire se quando arriverà la proposta di Ali in discussione noi ci siamo e pronti a confrontarci nel merito. Il ragionamento che fa Ricci è intelligente, dice ragazzi le barriere architettoniche hanno il 4% di IVA, siccome per me l'IVA è un costo, se mi abbassate l'IVA, bene. Dopodiché io prendo il suo spunto e quindi pronto a discuterne, ma faccio un passo in più. Questo ragionamento delle infrastrutture come condizione per la ripartenza del paese è chiave. Non dobbiamo essere... Sì. Il codice appalti e le modifiche del codice appalti. Abbiamo chiamato Del Debbio apposta a fare il moderatore, non è un... No, ma insomma noi si modera con chiunque. Carità, siamo aperti. Del Debbio fa il moderatore, io faccio l'estremizzatore. Il punto è un altro. Il punto è, tu hai fermi i soldi del piano periferie. Sono 2.1 miliardi di euro. In alcuni casi pare che li abbiano un po'... È un ragionamento che parte dal rammendo di Renzo Piano, è un ragionamento che parte dalla notte del Bataclan, cioè nel novembre del 2015 un gruppo di persone cresciute nelle periferie di Bruxelles entra a Parigi, disintegra la quotidianità di Parigi e uccide centinaia di persone. Tutti dicono, Hollande diceva, siamo alla terza guerra mondiale, persino il Papa disse quell'espressione, noi diciamo ok, è un grande allarme per tutti. Mettiamo soldi sulla cyber security, mettiamo soldi sulla polizia, sull'esercito, proteggiamo con le armi tutti quelli che devono essere protetti. Per carità, tutto vero. Ma vuoi partire alla radice del problema e dire che a Molenbeek, Bruxelles, Ballier, da cui sono partiti quelli lì, in 20 anni si sono tagliate tutte le spese sociali e di urbanizzazione? Se poi vuoi dire che basta il tweet per dire siamo nella guerra mondiale, distruggeremo i terroristi, te lo ritwitto. Ma la questione politica è che se tu fai il sindaco sai che hai bisogno di un percorso lungo che non vedrà Ricci, che non vedrà Cattaneo, che non vedranno i sindaci presenti qui, ma che vedranno i tuoi successori e forse i successori dei successori, che è quello di dire investo nelle periferie. Sono 2 miliardi e 100, li abbiamo messi nel 2016. Perché io devo dire al sindaco di Pesaro che deve spenderli più là, più là, più là e una volta poi glieli levo a qualcuno, glieli lascio
c'è un problema, sono 2 miliardi e 100, non sono 20 milioni. Secondo punto del debito, tutto il tema dell'edilizia scolastica. Noi abbiamo un ministro che ci parla tutti i giorni del crocifisso e le merendine. E Dio mio, al muro vuol metterci il Vangelo, vuol mettere la Costituzione, vuol levare la foto di Mattarella. Allora io dico, ma se anziché pensare a cosa appiccicare al muro, lui pensasse a come rendere i muri più solidi. E ditegli, visto che c'è, ho capito, però allora sto zitto e vado di là, sono qui apposta con lei. No, lo so, Dio, ma qui va bene. Pensavo di utilizzarla quasi come, come portavoce. Sì, allora su questi temi ci giochiamo il futuro. Ecco perché finisco, perché giustamente toccale, ma sta roba la puoi declinare in decine di altri temi: sociale, urbani, cultura. Noi abbiamo mandato il progetto Bellezza, te lo ricordi? Quello ancora è fermo in parte, sono soldi, progetti di piccoli interventi che sono bloccati. Io ho incontrato sindaci dei comuni più piccoli, perché poi Pesaro è grande, Pavia è grande, Firenze è grande, Empoli è grande, tutti grandi. Poi sono sindaci a comuni a 5-10 mila abitanti che non hanno un dirigente perché gli abbiamo tagliato tutto negli ultimi 10 anni, che non hanno una struttura tecnica perché è andato in pensione e non hai fatto l'ingresso, che non hanno la possibilità, perché quel funzionario deve fare tre cose insieme con tre piedi perché deve mettere a posto tutto, e c'hai il problema che questi non riescono a sbloccare dei fondi da 2-3 milioni di euro che avrebbero un valore fondamentale per quelle comunità. Ecco perché io dico il ragionamento di Ricci è corretto: investiamo sulle infrastrutture e sull'innovazione legata alle identità territoriali. Ok, risposta chiara. Allora, dica. Alessandro Cattaneo. Se no poi dicono che del debito fa parlare poco quelli di Forza Italia. Una volta mi hanno chiuso anche la trasmissione. E vede. Io sono già un po' in difficoltà perché ho un fiorentino, il sindaco di Pisa davanti, cioè non è che posso, io come un lucchese mi sento. Si paga noi, tranquillo, non fai il lucchese, dai, va tranquillo. Si paga ieri. Buoni fiorentini a pagarsi. Sì, già da Granducato, vabbè, lasciamo stare. Allora, Granducato pensa sia una moneta lui. Sì, Alessandro Cattaneo, sì. Alessandro Cattaneo, come va Forza Italia? Una meraviglia, splendidamente. Com'è che hanno invitato proprio lei qui, scusi Cattaneo? Ah, perché con quei due personaggi ci conosciamo da un po' di tempo, da quando in ANCI nel 2009 e seguenti abbiamo iniziato una stagione forse di rinnovato protagonismo. Allora solo per quello l'ha chiamata, secondo lei? Ma non so, l'ha chiamato Ricci, eh? Insomma, Ricci. O Ricci è rimasto in PD, eh? Ancora non so per quanto, ma è rimasto in PD, quindi vedete. È rimasto nel PD, sì. Poi magari essendo sindaci c'è una vicinanza intrinseca, no? Come hanno detto loro, sindaci, la domanda è retorica di questo panel, okay, lo sia per sempre davvero, ovviamente. Ho capito benissimo. Io ero più giovane di tutti, 29 anni quando ho iniziato, e quindi fu una esperienza particolarmente adrenalinica. Cioè, rosicare, più giovane di me, più giovane di me. Però tu hai fatto il presidente della provincia più giovane, mi sa. Eri te il presidente della provincia. Vabbè, poi ci sono 5 anni un'altra volta, d'accordo. Allora, ma mi interessava... Volevo fare anche un secondo i complimenti a Matteo Ricci, perché guardate che lui ha preso autonomie locali italiane, che andava bene, diciamo, però l'ha rivoltata come un calzino, e devo dire che questo dimostra che la differenza, ragazzi, la fanno sempre le persone. E quindi bravo a Matteo Ricci, perché grazie. La differenza ovunque lo metti uno lo fa, sei bravo, bravo. Ecco, a parte Forza Italia, sulla materia, poi di Forza Italia se ne riparla un attimo. Ma io sottoscrivo quello che hanno detto, aggiungo però un pezzo. Purtroppo a volte il problema è ancora più profondo, perché non è neanche vero il paradigma per cui il problema è mancano i soldi. In Italia sembra che il problema sia sempre mancano i soldi. Io chiamavo i miei dirigenti e mi dicevano: sindaco, non abbiamo soldi, cosa vuole farci? Ci mancano risorse umane e soldi. Io ho imparato che quando tu ricopri un ruolo e ti prendi le responsabilità, tu date le condizioni date, devi riuscire a fare il meglio e non devi trovare scuse. Detto questo, se guardiamo i miliardi di euro virtuali che ci sono oggi a disposizione dei comuni, virtuali, sono una montagna di soldi che però non riesce ad arrivare all'apertura del cantiere. Cioè, noi cantieri nelle città non ne vediamo abbastanza, o non ne vediamo abbastanza rispetto ai soldi che sono stati anche stanziati. Allora c'è un problema ancora più drammatico, ragazzi, che si chiama fiducia. Cioè, noi oggi al sindaco diamo la responsabilità
ma poi gli leghiamo pure le mani e lo mettiamo in condizione di fare ciò per cui è chiamato dai cittadini, che lo tirano per la giacchetta. Perché quando uno fa un appalto, e qua lo sappiamo i tre, quanto tempo ci vuole? Emetti, fai un bando europeo, se superi già una soglia che non è nemmeno elevatissima, poi al ricorso di quello che è arrivato secondo, poi dopo che è andato al TAR vuole andare anche al Consiglio di Stato e sei già arrivato a un anno e mezzo, due. Quando fai un project financing e la partnership pubblico-privato dovrebbe essere l'ossigeno di questo paese, quante ne sono andate a buon fine rispetto a quelle che abbiamo messo in campo? Pochissime. E allora questo come si risolve? Si risolve cercando di fare meno livelli di controllo e magari più certi. E invece cosa ci siamo inventati? L'agente provocatore sotto mentite spoglie nel comune. Ve lo ricordate? Passato un anno fa, sotto la bandiera giustizialista dei 5 Stelle. Cioè uno che sta nel comune e di fatto fa delazione su tutti. I mitomani ci sono in tutti i comuni, attenzione a usare magari questa roba. Magari pigli anche qualche mazzetta per fare la delazione. Ecco, bravo. Allora io dico, liberiamo le energie, mettiamo davvero nelle condizioni i sindaci, anche perché il tema delle autonomie verte su due elementi cardine, l'autonomia e la responsabilità. E in Italia guardate che non c'è nessuno più chiamato alle responsabilità che non un sindaco, che te lo voti, che lo incontri per strada, che quando c'è anche una crisi aziendale che niente c'entra con il suo comune, dov'è che si va? Si va sotto il balcone del sindaco e si chiede al sindaco di farsi promotore del suo ruolo. Allora, io dico, visto che la responsabilità un sindaco ce l'ha intrinseca, diamogli più poteri, facciamoli incidere sulla sua città. E questo secondo me è la vera soluzione. Questo vuol dire anche una riforma coraggiosa della giustizia che levi gli orpelli, che permetta di scaricare a terra i denari. Ha già parlato del bando periferie, che è roba sua, quindi io parlo invece con che era Monti. Roba bella, però dillo, dai. No, era non roba bella. Accorgi, non era ti roba sento, bella. Non no, ti era roba nessuno. Bella. È andato un po' meglio del piano città, che era quello di Monti del 2012. E che paragoni fai? Cioè, ho quell'errato per molto meno, cioè, perché però, scherzo Mario, scherzo. Sui primi 30 progetti arrivati, sapete quel piano città quanti realmente arrivarono a realizzare? Meno di 10. Vabbè, allora dai. Non c'è neanche un problema di denari. Era o come ha detto adesso, piedi, i soldi su. Per le scuole sono stanziati, i soldi per le infrastrutture sono stanziati. Spendiamoli e spendiamolo meno. Io il sindaco l'ho fatto, ma l'assessore l'ho fatto per 4 anni a Milano con Albertini, e quindi quella roba lì del piano città era una cosa che era praticamente scritta in modo che non si poteva fare nulla. Sulla cosa del piano città, forse tu intendi quella ancora prima, sì, che nacque su quell'episodio di Rozzano dove vennero ammazzati sulle periferie due ragazzini, Monti, e allora sì, professor Monti. Ma sai Paolo cos'è che c'è di base per concludere, per commentare il ragionamento di Cattaneo? C'è un problema di fondo che è la burocrazia, ma è anche un'impostazione. Con Matteo ne abbiamo parlato in passato spesso. Cioè tu non puoi, per colpire la corruzione, creare dei meccanismi impossibili per il 95-99% degli amministratori che sono onesti. C'è un problema di fondo, cioè la lotta alla corruzione, sì, sì, non la si combatte creando ostacoli agli onesti, perché alla fine così blocchi i lavori, non combatti la corruzione. Chiaro. È un problema, è un problema vero questa cosa qua. E concludo anche dicendo che è un problema anche di visione di paese. Io sono stufo di un paese in cui tutti si guardano col sospetto che l'altro mi voglia fregare, che quello ruba, che quello è un delinquente. Guardate che non esiste nessun sistema in democrazia, in azienda, nessuna parte, che se si basa sui controlli, sulla diffidenza funzioni. Io voglio un paese che torni ad avere speranza e fiducia. Diamo fiducia ai nostri comuni, diamo fiducia ai nostri sindaci e porca miseria, vedrete che le cose cambieranno. Non sono tutti disonesti. Posso farvi una proposta? È bravo Cattaneo. Cattaneo è bravo, sì. Che proposta io vuol fare? No. A Cattaneo? Posso farvi una proposta? Ah, ho capito, Cattaneo farvi non ha una proposta mai... a Cattaneo. Allora, scusi. Ma guarda che caso, aveva capito che è strano. No, mi sono fatto delle idee. Vabbè. Noi abbiamo una condivisione totale, compresi i sindaci della Lega, dei 5 Stelle, Forza Italia, PD, tutti, i numerosissimi sindaci di Italia Viva, eccetera, di condividere sostanzialmente, Italia in Comune, penso che tutti condividiamo, un passaggio. Il passaggio è, c'è un problema di blocco nelle norme, quindi riforma a costo zero,
che portano sia i sindaci che gli uffici tecnici in molti casi. Io non so voi, io sono ancora in Corte dei Conti per le cose della provincia, quindi c'ho ancora da fare, quindi, ma per robe poi peraltro banali di firme, quindi sappiamo come funziona. Bene, perché non proviamo a immaginare di scrivere insieme, prende che in ciucione, tutti, poi se qualcuno non ci può stare si tira indietro, un progetto di legge semplice, poi io mi ci impegno per la mia piccola parte di responsabilità anche con il governo, ma un progetto di legge con ALI, con le varie forze politiche, che semplifichi quella che Cattaneo ha chiamato la messa a terra. Io vi do una data, non con la legge di bilancio non ci si fa, anche perché poi sarebbero norme strutturali, non norme economiche. Una norma, una proposta di legge, riforma a zero, quindi vediamo anche i problemi che ci sono stati eventualmente delle varie riforme del codice appalti, che permetta ai sindaci di provare a vivere con maggiore tranquillità il loro essere sindaco. Se ci state, io prendo l'impegno per la mia piccola parte di responsabilità di farmi parte diligente nell'approvazione di questo con il resto della maggioranza. Ora si va d'amore d'accordo? D'accordo, e questo ora questa, quello... no, non c'era l'entusiasmo sul d'amore, no, d'accordo. Perché? Perché del debito mi dica, perché non era così convinto? Ma se mi vuoi fare un'intervista io sono disposto. Ci avrei da dire qualcosa. No, allora, va bene, e questo se la veda con l'ALI, con i gruppi, appunto, questo qui è una proposta importante, perché io ricordo la mia esperienza amministrativa questo problema, a parte gli scherzi, quindi lo so che noi avemmo fortuna in quel momento perché potremmo privatizzare molte cose, quindi avevamo molti soldi a disposizione con la Giunta Albertini, quindi potremmo fare tante cose. Ma se non ci avessimo avuto quei soldi lì, non, insomma, eravamo piuttosto incartati. Vabbè. Allora, Ricci dice questa formula, gliel'ho sentita dire varie volte: i sindaci popolari vincono i populisti. E fa vedere sempre una cartina di Pesaro dove era tutta verde per le europee e poi invece era tutta di un altro colore per le comunali. Lo stesso era successo a Bergamo e lo stesso era successo in altri posti. Allora, Ricci, questa cosa qui, cosa non vuole dire, ma cosa deve voler dire a livello nazionale? Ma significa che questo agosto pazzo che è appena passato è stato un mese nel quale sono riusciti, Matteo è stato sicuramente insieme a Nicola Zingaretti uno dei protagonisti principali, perché lui ha aperto la strada con la sua intervista e Nicola è stato molto bravo poi a tenere insieme il tutto in un grande lavoro di squadra. Abbiamo messo all'angolo il delirio populista, il Parlamento ha messo all'angolo il delirio populista, che dal Papeete in poi sembrava destinato alla conquista del Paese. Ora però i populisti bisogna sconfiggere elettoralmente, prima o poi dovremo sconfiggere elettoralmente. E il 26 di maggio è successa una cosa che secondo me nel dibattito politico è stata derubricata troppo velocemente. Perché nello stesso giorno in cui Salvini ottiene il 33%, 34%, non mi ricordo quanto è arrivato, nelle stesse città dove lui stravince alle europee, lo stesso giorno, lo stesso elettore, due schede diverse, dà spesso e volentieri, non dico sempre, ma spesso e volentieri, un consenso addirittura per far vincere al primo turno un sindaco popolare di centrosinistra. Questo è successo a Pesaro, a Bergamo, ad Empoli, a Modena, a sì. Firenze, a Bari. Cosa vuol Pavia dire? Ho vinto, A Pavia ho rivinto, però. No, ma non ho detto dappertutto, però è un dato. Anche sindaci popolari di centrodestra. Okay. No, significa che cosa? Che il vero antidoto al populismo non è il centrosinistra elitario, ma è uno schema riformista popolare con persone in grado di stare costantemente in mezzo alla gente, di comunicare la difficoltà del cambiamento attraverso il riformismo, perché il riformismo è questa, è fatica del cambiamento, e al tempo stesso di convincere anche elettori che sul livello, su altri livelli scelgono diversamente. Candidare i sindaci. No, io dico intanto, ha ragione, come dire, Matteo a stimolarci, noi dobbiamo fare più squadra. Questo festival indubbiamente è servito a mettere in campo
e in luce una squadra di amministratori ottimi che ci sono, anche ovviamente nel centrodestra, ci mancherebbe altro, qui hanno partecipato tutti i colori politici, ma che a mio parere possono diventare l'ossatura, lo dico per la mia parte politica, dell'alternativa al populismo quando andremo alle elezioni. Okay. E qui c'è anche, diciamo, il distinguo tra me e Matteo sulla fase politica, cioè io non solo sono rimasto nel PD, ma io credo che noi abbiamo bisogno di cose più grandi, non di cose più piccole. Perché si sta affermando in Europa... Ma lui vuole fare una cosa più grande. Sì, ma infatti dopo lo dirà, ovviamente. Sì. Ovviamente le sue ambizioni lo sappiamo quali sono. Dico che in questo momento... È un ragazzo d'appetito lui, cioè, voglio dire, non è che vuole star lì con Però Italia il ragionamento Viva. Che faccio, il ragionamento che faccio, piano piano, che è di critica, se vuoi, a... Un ragazzo d'appetito a me. No, ma non in senso... Non in Concludo senso. Il ragionamento. Okay. Il ragionamento che faccio è un ragionamento che vale ovviamente per Matteo, che sa che ho provato in tutti i modi a convincere a non fare la scelta che poi legittimamente ha fatto, ma vale anche per chi è con me nel PD. Cioè, l'idea che noi ridividiamo di nuovo i ruoli, il PD fa la sinistra, Renzi fa il centro, secondo me è un'idea vecchia e sbagliata. E allora l'EU che fa? Perché in Europa, torna a casa l'EU. In Europa cosa sta succedendo? Che si sta riandando, e anche in Italia se vogliamo, verso un nuovo bipolarismo, che non è magari più esattamente destra e sinistra, ma da una parte è il campo riformista europeista e dall'altro il campo populista e sovranista. Perché Forza Italia in questo schema è in difficoltà? Perché ovviamente non si ritrova nello schema sovranista populista, no? Non si ritrova. Allora, questo schema si è avvenuto nelle città, e questa cosa ha a che fare anche con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle avevano legittimamente pensato nel 2018 e anche nel 2013 di creare un nuovo bipolarismo tra loro e gli altri. Per questo io fui d'accordo quella volta con Matteo di dire non dobbiamo fare il governo con i 5 Stelle, perché oggi le condizioni politiche sono del tutto diverse rispetto al 2018. Va bene. Quello schema dei 5 Stelle è fallito, perché l'idea di un bipolarismo tra loro e il sistema non c'è. Si sta ritornando a un nuovo bipolarismo tra riformisti e sovranisti. Anche i 5 Stelle, un po' alla volta, dovranno decidere da che parte stare. E quindi siamo dentro una fase di questo tipo. Io credo, ovviamente in questo momento Matteo per noi è un alleato, ok? Perché non è che possiamo, come dire, pensare, lo dico ai miei, no? Perché qualcuno ha pensato, adesso se n'è andato Renzi, sì, così torniamo al PDS e siamo morti, ok? Allora, è evidente che adesso la sfida è molto sul profilo riformista, e Matteo farà una grande, secondo me dovrà, io spero almeno questo, che aiuterà il PD a rilanciare su un profilo riformista, perché comunque noi dovremo stare insieme, non è che dovremo stare in posti diversi, nelle città, nelle regioni, alle prossime elezioni politiche, e magari si aprirà un ragionamento dentro una parte di Forza Italia, forse anche dentro i 5 Stelle, perché lo schema verso il quale andiamo è un nuovo bipolarismo, riformisti europeisti, sovranisti e populisti. Ho l'impressione, Ricci, che faccia più sia più facile convincere me che quelli del suo partito, però bocca al lupo, insomma, ecco, io vediamo che succede, perché è interessante, cioè non è una passeggiata di salute, perché non è che, cioè, oggettivamente guardando anche dall'esterno, insomma, conoscendo un po' anche le persone, ce ne sono di diversità, non è che... Le diversità sono tante, però sia che tu sì, fai proporzionale... Sì, ma non diversi, cioè, capito, ci può essere, vedi, una diversità, questa è una linea, no? Ci può essere una diversità di piccole... Quando le diversità sono su alcuni concetti di fondo, e non è difficile trovarle nella sinistra queste difficoltà, io la vedo un po' più complicata. Però guarda, però chiudo, non voglio annoiare su... Io può darsi, diciamo, mi sbagli, Non voglio annoiare su, guarda, non lo dico, su ragionamenti, diciamo, di strategia politica, sì. Però sia che tu fai il proporzionale e devi trovare una maggioranza in Parlamento... Sì. Sia che tu vai invece presentandoti con la coalizione di governo alle elezioni, sì. Le prossime elezioni regionali, sì. Le elezioni comunali, e come ci vai?
Però è diverso, la legge elettorale ti permette di arrivare la sera delle elezioni a sapere chi governa la tua città, a sapere nella regione che magari anche con una percentuale sotto il 40% ti dà la maggioranza. Io non credo che in Italia c'è una cosa che si chiama Costituzione, che sappiamo però io non che credo impone che, durerà, che più di tanto il premio non possa arrivare. Suggerisco di non cercare di cambiarla troppo, se no poi si perde la seggiola e non fare mai referendum nel caso. Però io non credo, Alessandro, che rimarrà a lungo, non è possibile che rimanga a lungo uno schema del tutto diverso tra amministrazioni locali e governo centrale, no? Guarda, non lo so, arrivando in Parlamento e vedendo il casino che è successo in questa legislatura, ho un po' cambiato idea da quello che dici tu e che anch'io sostenevo. E allora io trovo che forse, ma è una riflessione ad alta voce, allora è più onesto, invece che andare alle elezioni con delle coalizioni, che tanto sai che senza premio di maggioranza poi li devi disfare e allearti con gente che hai preso insulti fino al giorno prima, allora forse è più onesto fare una corsa ognun per sé, col proporzionale, e dopo in base ai valori di riferimento, che se Dio vuole esistono ancora, i valori e gli ideali, ti allei trovando delle alleanze che troverai più coerenti. Quindi io credo che questa è una bella discussione tra questi due sindaci, tra questi giovani volte. Allora, però perché questo è sentiamo, il tema. Sentiamo Renzi che dice di no, questo. Io dico questo è il tema ed è un gran casino. Proviamo a immaginarla così sui contenuti, visto che Matteo partiva dai contenuti. Lui dice c'è un bipolarismo. Un anno fa effettivamente se noi avessimo fatto come PD l'accordo con i 5 Stelle avremmo legittimato un bipolarismo guidato da Di Maio con il PD come partito cavalier servente e dall'altra parte Salvini con Forza Italia in fase di rinforzo. Cioè avremmo legittimato un bipolarismo di populisti o di sovranisti, se volete, perché allora era la fase ancora in cui 5 Stelle non avevano preso alcune decisioni che poi hanno preso e vediamo quanto durerà questa loro posizione. Oggi il meccanismo può essere quello che dice Ricci. Oggi di fatto in Parlamento c'è una parte di, chiamiamoli europeisti, anche se per esempio Cattaneo sta all'opposizione e io sto in maggioranza, sulle questioni del rapporto con l'Europa posso dire che al 99,9% la pensiamo allo stesso modo. Non è la stessa cosa né con Salvini né con quelli che volevano uscire dall'euro dei 5 Stelle. Questo è un dato di fatto, oggettivo. E l'esempio evidente è il protezionismo e Trump. Perché noi abbiamo avuto una decisione di Trump in questi giorni, figlia di una posizione politica di Francia e Germania sugli Airbus, che è una decisione che fa un danno pazzesco all'economia italiana, pazzesco. Penso a tutto il mondo del formaggio, penso a tutto il mondo che subirà le conseguenze dei dazi. Ma che cosa significa tutto ciò? Che se tu vuoi la chiusura e il protezionismo, a forza di fare il protezionista, trovi uno più cattivo di te che ti sfascia. Certo. E quelli che alla Salvini per anni hanno elogiato Trump come modello, non per simpatia personale, o non solo per simpatia personale, ma per riflessione politica sul protezionismo, che dicevano prima i prodotti italiani, non si rendono conto che l'Italia ha bisogno di apertura. Noi produciamo più di quello che consumiamo, noi possiamo vendere nel mondo la nostra roba, la gente vuole il made in Italy. Se tu tiri sui muri ti stai zappando, per non dire fare altri esempi poco eleganti, la buca intorno. Buttando la zappa sui piedi, alla buca intorno siamo comunque bene, il mio esempio era più emblematico, esatto. L'aveva intuito. Allora, su questo io mi trovo con Cattaneo, è evidente che mi trovo con Ricci. E su questo non mi trovo con Borghi e con Bagnai. Il vero problema è che quando io mi sono candidato con la legge elettorale che abbiamo adesso a Firenze, se Cattaneo fosse stato fiorentino avrebbe dovuto votare Borghi. Scusa, Bagnai, c'avevo Bagnai, io non Borghi, faccio sempre casino. BB. Hai una bella alternativa. Ho capito, ma lì c'era Bagnai contro di me nel collegio di Firenze. Allora, un elettore moderato che vota Forza Italia e che a Pavia ha apprezzato Cattaneo, si trasferisce a Firenze. Chi vota? Vota Bagnai che vuole uscire dall'euro? E in questo senso c'è il problema della legge elettorale. Perché, mia opinione, poi finisco del debito. Uno, secondo me tra i sindaci è già finita sta storia.
il voto, la cartina di Pesaro è la più grande, il più grande sconvolgimento politico degli ultimi anni, perché non c'era stato ancora nel 2014 e non c'era stato nel 2009. Cattaneo nel 2014 hanno perso Pavia perché c'era l'onda nostra, non perché non avevano governato bene. Colpa di Renzi. Tanto per cambiare. Ma è così. 43%. Oggi, se si fosse oggi, dopo 5 anni, l'onda Salvini non mette in crisi Ricci, non mette in crisi De Caro. Perché? Non perché l'onda è meno forte, tutto sommato è un'onda analoga, diciamo, ma perché la gente nei comuni vota come cavolo gli pare finalmente. E questa è la cosa più bella che si è registrata in questo passaggio qua. Ferrara va in questa direzione. Ferrara città o... Città. Era polemica, no, perché Giuliano Ferrara lo apprezzavo. No, non come... è polemica, voglio dire che gli hanno votato chi gli è parso, col ministro della cultura lì. Ma io, ora, che tu mi debba farli via con Dario, si è messo un anno fa la pace. No, ma stiamo chiacchierando, a me che me ne frega. Però il concetto... Renzi e Franceschini. Allora, te la dico così, a Pesaro c'era il candidato nostro alle elezioni politiche, era Minniti. Sì. Ti può piacere o ti può non piacere, ma era comunque un personaggio, no? Sì, certo. Era il ministro dell'interno. Il candidato del 5 Stelle era quello che non aveva, come si chiama? Cecconi. Cecconi, in vacanza. Quello che non ha fatto campagna elettorale. Perché? Sì. Perché aveva problema dei rimborsi, quella roba là. È passato Cecconi perché la gente ha votato sulla base del partito. Al comune non è più così. Allora, finisco. Secondo me, uno, i sindaci devono tirar fuori il protagonismo se ce l'hanno. Voi non dovete, secondo me, se mi permetto, continuare nella logica della rivendicazione, però noi siamo quelli che portano avanti, che cantano e portano la croce, è vero, lo sappiamo tutti, fatevi avanti, giocate dalla partita, perché il vostro protagonismo, specie di quelli al secondo mandato, deve farsi sentire adesso. È una stagione bellissima, direbbe Fossati, un tempo sudato, un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle. Se avete coraggio, ora tocca a voi, primo punto. Secondo punto, noi in Parlamento, ha ragione Cattaneo, dipende da che tipo di legge c'è, perché se tu vai sul proporzionale, che io aborro, se vai sul proporzionale sei costretto a fare una battaglia, come dire, tua, e poi fai gli accordi in Parlamento. Se vai sul maggioritario devi trovare un sistema elettorale che sia degno di sto nome. O ragazzi, però a tutti quelli che dicono noi vogliamo il maggioritario, dove eravate il 4 dicembre quando si è fatto un referendum su sta roba? No, perché sennò qui ci si piotti in giro. Allora, se c'è il proporzionale è perché il 4 dicembre io ho perso la mia battaglia. Se c'è un sistema in cui si fanno i governi in Parlamento, a tutti, a cui vedo Salvini che dice noi in Parlamento hanno cambiato idea, oh Salvini, prossima volta il 4 dicembre, anziché fare la campagna contro, prova a votare nell'interesse del Paese e poi ne riparliamo la prossima volta. Ecco, ma dicevo, ma mettiamo che si faccia una legge maggioritaria, no? Perché dice che il proporzionale, ragazzi, il maggioritario chiede, non dico il ma insomma un po' di bipolarismo lo chiede. Ora, francamente, questo qui che c'è ora non è bipolarismo, cioè l'alleanza PD, l'EU, 5 Stelle c'è da una parte e quell'altra da quell'altra, che poi non sono neanche alleati, non è bipolarismo, cioè, non possiamo raccontare che è tornato il bipolarismo. Io non ci voglio mica fare la prossima campagna elettorale con 5 Stelle, no, allora, cioè, io faccio il governo con 5 Stelle perché penso di aiutare a salvare il paese, ma io non ci vado alle prossime elezioni con 5 Stelle, allora, deve essere chiaro, perché con tutto il rispetto, benissimo, vedo Virginia Raggi a Roma e dico io sto da un'altra parte. Vedo i 5 Stelle, cioè, se devo andare con 5 Stelle mi iscrivo alla piattaforma Rousseau, se mi ci fanno iscrivere. Io ho dei dubbi, preferirei un'altra piattaforma, insomma. Quale piattaforma? Del non lo so, troviamo un altro nome, Rousseau non mi piace, insomma. Poi ci penso e ve lo dico. Allora, ecco, va bene, ho capito, però bisogna trovare con chi ci si mette insieme, insomma. Intanto governiamo per questi 4 anni, perché la nostra scadenza è il 2023. Sì. Questo è un passaggio, ma sì, tu non puoi mettere in discussione, a tutti quelli che dicono elezioni, 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 cioè noi abbiamo comprato un anno di tempo, minimo, un anno di tempo è il periodo migliore in Europa per fare l'operazione 1 sui titoli in scadenza, perché noi abbiamo il debito pubblico. Dice, ma perché noi dobbiamo ascoltare i mercati? Caspita, c'hai 2.300 miliardi di debito pubblico, è chiaro che devi andare... dice, meno me ne frega niente la banca, se c'hai il mutuo la banca ti interessa, se no ti porta via la casa. Allora, siccome noi abbiamo questo problema,
la tranquillità che l'Italia ha recuperato con questa manovra estiva, cioè con il cambio di governo, permette di avere spread basso e, quando scadono i titoli, risparmio, allungare le scadenze, cioè lanciare nuovi titoli con una gettata più ampia. Noi avevamo iniziato con Padoan, li chiamavamo titoli Matusalemme. Perché? Perché adesso noi abbiamo già adesso il 30% dei titoli in Europa è negativo. Negli altri paesi non ti pagano, ma devi pagare tu, è negativo. L'Italia ha un rendimento basso ma positivo, quindi che ne dicano i signori dei mercati? Hanno bisogno dei nostri titoli, perché una parte dei loro rendimenti li assicurano con i titoli di Stato italiani. È una grande occasione per più correttamente, per gestire in modo diverso la scadenza nei titoli che vanno, la lunghezza nei titoli che vanno a scadenza, e contemporaneamente fare quelle iniziative, senza stare a fare troppe polemiche, per sbrogliare la matassa degli investimenti pubblici. Alla fine a Genova il ponte verrà bello, bello, il ponte di Renzo Piano sarà bello, una tragedia devastante, ma con la pax burocratica che si è data in condizioni di emergenza, noi mostriamo al mondo come l'ingegneria italiana, l'architetto italiano, i manovali italiani fanno una roba che nel mondo sarà vista come un'occasione di riscatto. E a metà 2020 il ponte ci sarà. Ecco, perché non utilizzare quest'anno per riuscire a recuperare un po' di tranquillità e da qui al 2023 lavorare insieme? Poi io con 5 Stelle dopo vorrei dire grazie di tutto, questo è stato bello. Questo mi è chiaro. Lascio Ricci. No. Io non so. Ricci lo conosco. Vabbè. E poi saremo a vedere. Staremo a vedere. Bravo ragazzi. Allora, è uno dei più bravi. Io quel che dovevo fare ho fatto, perché Lali, Renzi, Ricci, uscite con 4-5 titoli per domani. Quindi insomma, che volete da me? Io la chiuderei qui prima che si vada di robe col sole che batte, eccetera. Posso magari dire, Paolo, se ci porto un mojito col sole, col polsole, esatto. È un casino. Paolo, ragazzi, a me, sei abituato al Chianti, il mojito mi fa proprio ridere. Ma che a me mi fa effetto? È quell'altro Matteo che gli fa effetto. Non Ricci, Ricci regge i mojiti alla grande. Prego, quell'altro non direi. Prego, Ricci. Porfini. No, stando ai contenuti, per raffrontare un po' il ragionamento, due venerdì scorso, no? C'è stata questa ennesima manifestazione sul clima. Perché su quello non si è creata già un'opinione politica abbastanza bipolare sulla lettura di quel fenomeno? Cioè, tu hai avuto una parte di mondo politico, di commentatori culturali, giornalistici, eccetera, che hanno valutato, come me, come noi, credo, questa scelta di una nuova generazione su una grande idealità, che è la salvaguardia dell'ambiente, il salvataggio del pianeta, hanno visto in questo una grandissima speranza per il futuro. Sì. Poi abbiamo avuto una serie di commentatori, di politici che hanno teso a ridimensionarla, ci hanno ironizzato, li hanno presi in giro, i gretini. Allora, vede, se stiamo sui temi, io penso che questo nuovo bipolarismo alla fine, come dire, emerge. Vabbè. Poi so bene che con i 5 Stelle è complicatissima. Io ad esempio sono molto preoccupato da sindaco su due temi. Uno, le infrastrutture, è stato detto, perché spingiamo tutto su quello, sui cantieri. Il secondo tema sul quale sono preoccupato è la giustizia. Poi ho visto che Matteo, con buona fede, insomma, si trova abbastanza bene. Però l'idea di ritornare di un'idea giustizialista mi spaventa, perché noi credo invece che questo polo debba essere un polo garantista. E lo dico per il mio partito. Noi abbiamo fatto spesso e volentieri un capolavoro. Ci avete messo un po', eh? Sì, però sì, la mia è un'autocritica, però fammi finire nell'autocritica. Spesso e volentieri è rimasto di sinistra. Noi abbiamo fatto ancora peggio. Noi abbiamo fatto ancora peggio, siamo stati garantisti con gli altri e giustizialisti con i nostri, cioè, quindi abbiamo fatto spesso e volentieri altri, un capolavoro, no? Con gli altri garantisti, insomma. Insomma, spesso e volentieri dicevamo... C'è Giachetti, ma per il resto... Cioè, però l'unico garantista con gli altri che ho visto nel PD prima in traccia è Giachetti. No, ma non gli altri dentro il PD, gli altri fuori, gli altri fuori. Cioè, se abbiamo avuto un atteggiamento più, come dire, civile nei confronti degli altri, che quando capitava ai nostri che gli abbiamo chiesto le dimissioni, dopo due ore gli arriva un avviso di garanzia, sono stati i primi a chiedere le dimissioni ai nostri. Dubbio. Quindi vedo dei temi sui quali ovviamente sono spaventato, però vedo anche degli aspetti culturali programmatici
sui quali credo si possa far diventare questa esperienza di governo forse qualche cosa di più. Posso dire una cosa su questo, perché siccome lui ha fatto una battuta, Matteo, quasi nel darmi del giustizialista a me, che è una roba più facile darmi dello juventino che del giustizialista, ho detto il contrario, che tu sei un garantista con buona fede, e fai una battaglia vengo da sulla punto vicenda di buona fede, che io mi ci trovo bene da quando sei candidato contro di me al Comune di Firenze, quindi questo era il voleva fare il sindaco e non ce l'ha fatta, quindi questo è il momento in cui mi sono trovato bene con buona fede è quello. Io ho detto una cosa diversa, ho detto che la questione del CSM non può essere letta in modo ipocrita come è stato fatto in questa stagione. Io non voglio riaprire quella pagina lì, però sostenere che soltanto qualcuno andasse a cena con i magistrati è una presa in giro rispetto alla realtà costituzionale che prevede che la politica e la magistratura insieme determinino il plenum del CSM. Allora, su questo io ho difeso non un sistema, ma la lotta all'ipocrisia che caratterizza da sempre la mia esperienza politica. Io non ho voglia di prendere in giro la gente, e quindi se deve esserci una provocazione, perché tale la considero, quella del sorteggio, che peraltro richiederebbe una modifica costituzionale ai sensi del 104 della Costituzione, io sono più d'accordo con il sorteggio che non con l'atteggiamento ipocrita di chi dice ma quelli vanno a cena con magistrati, che se volete che si faccia l'elenco di quelli che sono stati a cena per il CSM negli ultimi 20 anni, si fa prima a dire a chi non c'è andato, e siccome io sono quelli che non c'è andato, tra quelli che non c'è andato, dico che tutta la politica ha messo il naso nel CSM, perché la Costituzione prevede che il Parlamento concorra alla definizione del CSM. Questo è il punto, e finisco sulla giustizia. C'è un passaggio che è la divisione. Ragazzi, bisogna abituarsi a una cosa. Ci sono le sentenze. E le sentenze sono quelle passate in giudicato. Perché noi siamo abituati alle sentenze sui social, alle sentenze di primo grado che vengono cambiate da quelle di secondo grado, ai ricorsi, contro ricorsi, contro appelli, tutto il resto. Qui bisogna abituarci a un meccanismo in cui c'è una sentenza della Corte di Cassazione in terzo grado e tu la accetti. I 49 milioni di euro la Lega li deve restituire perché l'ha detto la Cassazione, non perché l'ho detto io. Non è giustizialismo questo. Dire devi ridarmi i soldi che hai preso agli italiani, che hai rubato agli italiani, non è giustizialismo, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione. Condannare un avversario o un amico perché c'è un avviso di garanzia, un primo grado ad altro, è una forma di giustizialismo barbara che io rifiuto e rifiuterò sempre. Bene, sentiamo Cattaneo e poi io non avrei altro a dire, vi do un minuto per uno per l'appello al voto. Prego. Prego. No, su questo io credo che sia una vittoria anche un po' di Forza Italia, quella di arrivare al garantismo come un valore ampiamente condiviso, non ancora diciamo unanime, perché ahimè vediamo degli eccessi forti anche in questa legislatura, anche in questo Parlamento, però forse si stanno rimettendo un po' in ordine i valori. E rispetto anche a Forza Italia, perché tu sei così cortese da non farmi la domanda, però ho già capito l'inizio. Intanto voglio dire una cosa, Renata Polverini l'ho invitata io e non Matteo Renzi, così la levo dall'imbarazzo. No, però ecco, io sono entrato in politica con Forza Italia perché credevo nella rivoluzione liberale, in quei valori aperti al mercato, all'impresa, alla libertà dell'individuo, perché credevo in una forza che potesse comunque sempre ispirarsi al patto atlantico, all'Europa, e se qualcosa non va la si cambia da dentro. Ecco, io oggi fatico a rivedermi in quest'area dove invece il traino sembra uno stupido antieuropeismo che poi ci fa più danni che vantaggi. Fatico a rivedermi in politiche economiche che io trovo estremamente stataliste, che aumentano la spesa corrente, che ci portano a deragliare, e quindi mi batterò per continuare a portare avanti i miei valori. E concludo dicendo, mi batterò anche perché in politica
esistano ancora i valori, perché l'uno vale uno, perché quella robaccia che ci ha voluto propagandare che non esistevano più le ideologie, e magari le ideologie fatte di fanatismo per fortuna non esistono più, però gli ideali e i valori, ragazzi, non toglieteceli, perché un sindaco prima di chiunque altro fa politica, scende tra la sua gente, sta nella sua comunità perché crede in qualcosa e si batte fino in fondo rispondendo personalmente con la sua faccia ai suoi cittadini, e lo fa perché ha passione, valori e ideali. Bravo. L'appello al voto era già compreso. Prego Ricci. C'è un altro aspetto della vicenda dei sindaci che dicevo prima, che ha a che fare con le leadership. Questo è un problema vero per noi, per questo campo. Perché se Pesaro, prima Matteo faceva un elenco di città, no? Se in quelle città i sindaci hanno vinto al primo turno, spesso e volentieri, contro vento, è perché sicuramente hanno governato bene, perché sono stati popolari, ma c'è un altro elemento aggiuntivo, perché la loro leadership non era messa in discussione dagli appartenenti alla stessa coalizione. Questo tema è un problema enorme, perché se io avessi avuto a Pesaro la mia maggioranza divisa, che ogni giorno mi faceva il contraltare alle cose che dicevo e che facevo, io non avrei mai vinto. Okay? Allora, questo problema qui è un problema enorme nel campo del centro-sinistra, perché adesso diciamo Matteo ha fatto la sua scelta, ma qualche anno fa abbiamo avuto Bersani, D'Alema che se ne sono andati. Quest'idea che non riusciamo a tenerlo insieme, questo campo, è un problema. Cioè, di fondo c'è il tema del rapporto tra la democrazia e il rispetto della leadership. Perché se noi non riusciamo a creare noi forse siamo rimasti l'unica fronte democratico, diciamo, no? Che fa le assemblee, che fa le primarie, che fa le cose, eccetera, eccetera. Se noi non troviamo questo la chiave, cioè che il giorno dopo la leadership è riconosciuta da quelli che hanno perso, noi non vinceremo più in questo paese. Questo è un punto che dalle città è chiarissimo. Tant'è che perdiamo in città, magari anche tradizionalmente dove eravamo forti, penso a Livorno 5 anni prima, ad Urbino 5 anni prima, piuttosto che altro, a causa delle nostre divisioni. Ferrara, hai fatto l'esempio, uno dei motivi per cui abbiamo perso è sicuramente il vento di destra che spirava, ma le nostre divisioni. Abbiamo scelto il candidato 5 giorni prima della presentazione delle liste. Allora, questo tema è un tema irrisolto nel campo riformista. Vabbè. Ma non è un tema secondario, Matteo lo sa perché l'ha vissuto sulla sua pelle, non è un tema secondario, perché se noi vogliamo tornare ad essere vincenti e competitivi è un elemento fondamentale da risolvere e da affrontare con grande chiarezza. C'era Trump che inseguiva Giachetti. Chi era? Striscia? Penso, no, ma l'immagine sì. Di Trump che insegue Giachetti. Trump che insegue Giachetti. Non so se hai scritto alla lì, come si chiama? Ali, sì. Trump. Non credo, no? No. Bene, conclude Renzi. No. Voto Cattaneo per quello che ha detto e voto Ricci per quello che ha detto. Una cosa soltanto. E quindi bisogna mettere insieme. Via, Cattaneo e Ricci, io sono favorevole. Una cosa soltanto. L'avevo capito dall'inizio. Italia Viva non nasce come risposta semplicemente alle divisioni, perché 7 anni di fuoco amico, ragazzi, non li regge neanche Giobbe. Cioè 7 anni in cui ti brindano contro il giorno del referendum, dici del Jobs Act e non va bene, fai la buona scuola e hai deportato gli insegnanti, metti soldi sulle periferie e però non bastano, gli 80 euro sono una mancia, che tra l'altro è successa una cosa meravigliosa, gli 80 euro al mese per 5 anni era una mancia elettorale, per 5 anni, adesso basta preannunciare che ci saranno forse 15 euro in busta paga ed è una grande rivoluzione per il proletariato, che è una cosa bellissima, però è una roba che non si spiega. Però il punto fondamentale è che secondo me c'è un modello di comunità politica che va inventato in Italia. Perché Forza Italia può piacere o meno, tu e io l'abbiamo sempre contestata, ma è stata un'esperienza innovativa e originale nella politica italiana. Questo si è inventato un partito, ha vinto le elezioni, è stato il più votato per 3 volte e ha governato, secondo me, non all'altezza delle aspettative che aveva suscitato tra i suoi, però è stata una storia, un pezzo grande della storia di questo paese. Forza Italia starà sui libri di scuola, Berlusconi starà sui libri di storia,
poi io non l'ho mai votato e lui non ha mai votato me, perché sta storia del patto del Nazareno, mai. Berlusconi ha votato la fiducia al governo Gentiloni, al governo, in un caso, al governo Monti, al governo Letta, ma non ha mai votato la fiducia al governo Renzi. Quindi non c'è una corrispondenza d'amorosi sensi, e tuttavia io riconosco che è stato un pezzo di storia. Dall'altro lato, il PD, che è stato il sogno per molti di noi, nasceva sulla base di un'idea della politica che è venuta meno in questi anni. Perché se tu vuoi fare il partito all'americana, dico Veltroni, modello 2007-2008, e consenti alle correnti interne di giocare sempre un ruolo costante di controcanto, come diceva giustamente il sindaco Ricci, è evidente che stai negando la premessa dalla quale sei partito. Perché che partito all'americana vuoi fare se consenti a chi si iscrive alla corrente di dire sempre tutto e contrario di tutto? Alla luce di questo io dico, è arrivato il momento di fare una roba nuova, perché le liturgie della vecchia politica non servono più, e Italia Viva è questa cosa nuova qui. Grazie a tutti. Grazie tante. Grazie, grazie. Ringrazio io Paolo Del Debbio, Cattaneo, Matteo, grazie davvero. Ci vediamo il prossimo anno, 29 settembre, 2 ottobre 2020, sempre Festival della Città. 29 settembre partono con Berlusconi e Bersani, ha già avuto l'ok tutti e due. Grazie a tutti ancora. Ciao.